Tempi di ristoro stanno arrivando nella tua vita. Egli mi guida lungo le acque calme. Salmi 23:2. Queste acque calme rappresentano lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la persona della Trinità che ti dona amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Galati 5:22. La terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Genesi 1:2. Dalla creazione del mondo, lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Giovanni 7:37-39. Gesù stesso ha stabilito chiaramente il parallelismo tra l'acqua e lo Spirito. Gesù, il tuo pastore, vuole condurti in acque calme e desidera riempirti con lo Spirito Santo in modo che dalla tua vita possa scaturire la lode a Dio. Vuole vederti riempito in modo che tu possa traboccare di benedizioni per gli altri, come se un fiume di acqua viva scorresse nel tuo essere. E finché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù. Atti 3:20. Questa è la mia preghiera a Dio per te in questo giorno. Grazie di esistere. Eric Seleri.